Locatiello con 3 punti, è un totale di un primo e 45 secondi, e al quinto posto la contrada di Santo Paolo con un primo e 20 secondi. Il re Mattia Di Gesualdo insieme con la sua amatissima sposa la regina Giovanna di Viano con la corte di Fidi Scudieri si congedano per ritirarsi nelle sontuose sale del castello. Il giorno 13 di agosto proclameranno e presenzieranno la seconda giornata, durante la quale, varcando le porte di accesso al centro storico, vigilate dalle attente sentinelle, vi troverete immersi e coinvolti in una suggestiva atmosfera. Da tutti gli ossequiosi, rivolgiamo un saluto affettuoso con un applauso.
Oh!
Thank you.
cosa? Senza movimento qua, no, eh? Che prima ti squalificata là. Si stende un vasto terreno piatto e sgombro, il campo. Guglielmo non può impedirsi di sognare la guerra. Si appassiona alle chansons de jazz che raccontano le imprese di eroi leggendari. Orlando, il prode nipote di Carlo Magno, Lancillotto, Galad, il perfetto cavaliere. Abile nei tornei, esperto nel maneggio delle armi,
Guglielmo arde dalla voglia di provare il suo valore in battaglia. La morte non lo spaventa. Nato da una nobile famiglia, ha ricevuto fin da bambino un'educazione adatta ad un futuro guerriero. Oggi è uno dei più fidati cavalieri del signore di Caiani, al servizio del quale entrò come scudiero. Possiede una spada ed un'armatura alle quali dedica molte cure. Nelle scuderie del castello ci sono 3 cavalli che gli appartengono. Il cavallo da tiro, potente e adatto al trasporto. Il superbo palafreno, che Guglielmo monta per la parata. E il destriero, il cavallo da battaglia. Un animale superbo, abituato al fracasso e alle urla degli scontri armati. Se domani ci sarà la guerra, Guglielmo sarà pronto a seguire il suo signore per combattere al suo fianco. Salve caianensi, buonasera. Continua il nostro affascinante viaggio attraverso il Medioevo. Un'epoca, dicevamo la volta scorsa, straordinaria, che Caggiano visse da protagonista, come dimostrano le imponenti mura ciclopiche e la possente mole del castello normanno, con il catino dell'attuale Piazza Lago, che noi per l'occasione abbiamo definito Piazza del Campo. Questa sera, e questo è importante,
di Santa Caterina. Contrada allo Castiello. Contrada allo Malo Vicino. Contrada de Santo Paolo. Signore Dio e del nostro Salvatore Gesù Cristo, al tempo del nostro gloriosissimo re Carlo III,
Noi, Mattia di Gesualdo, per volere di Dio, signore di Caiani e di Pesto Pagano, ciambellano di re Roberto e della regina Giovanna, insieme con la nostra amatissima sposa Giovanna di Diano, figliola di Marino, maestro razionale di re Roberto, signore di Brienza e di Camerota, avendo a cuore la salute e la felicità dei nostri fedelissimi sudditi e volendo che essi godano dei beni che il Signore Dio nostro, per mezzo del nostro amatissimo re, vi concede, decretiamo che le terre da tutti denominate Capo la Serra, Capo la Destra, Veteran Urso, Albero Martino Sottano ed Albero Martino Soprano, cinque vari, vengano concesse per il tempo di un anno ai sudditi che daranno prova di nobiltà di cuore, valentia nell'agire e saggezza nel decidere, affinché vi esercitino la caccia ed il pascolo e, fatto salvo gli obblighi di vassallo, ne dispongano a loro piacimento. Indichiamo perciò pubblico torneo nella ferma convinzione che i nostri sudditi onoreranno il nome di cui vanno giustamente orgogliosi, confidando nella protezione dei santi Lorenzo, Cassiano e Gilberta. Dichiariamo aperta la seconda giornata del torneo. Che il Signore vi assista nelle prove e vi dia la forza ed il coraggio di onorare le vostre contrade. Mattia, signore di Caiani, AD 10 agosto, anno domini 1380. Cari amici, buonasera. Che io vi ragguagli in merito a quelli che sono stati i risultati delle gare che caratterizzano questa manifestazione e che si sono svolte fino ad oggi. A tutt'oggi si sono svolte le gare della Corsa nei Sacchi, del Braccio di Ferro questo pomeriggio e l'altro ieri della salita dell'albero della Cuccagna. Al primo posto è la contrada di Malo Vicino con punti 17. Al secondo Locastiello con punti 13. Ex aequo con Santa Caterina con punti 13. Al quarto posto San Paolo con punti 12. Al quinto posto Lolanto con punti 10. Penso che la maggior parte di voi abbiano assistito a queste gare e si siano divertiti. Andatevi nei panni degli atleti che gareggiano. E a loro, a quelli che hanno gareggiato finora, vada il nostro più sentito ringraziamento e il vostro applauso. Domani pomeriggio ci saranno le gare di tiro alla fune, del ceccia col crocco e della rottura della pignazza. Questa sera però diciamo che c'è lo clou della serata per quanto riguarda la spettacolarità che le varie contrade ci hanno preparato. Siate ne pur certi che ce l'hanno messo veramente tutto. Godetevi quello che avranno preparato i nostri ragazzi e buon divertimento a tutti. Buonasera.
vado. Vengo già da camminare. E non guardate a me poi. Allora vai. Vai. Pasqua l'ho messo pure. Quello è un porco della Porcosa. Faccio arrivare direttamente allo cartiello. Il nome è Pasquale. Ripete, buonino, devi scherzare, vale, ripete una volta. Ma noi mangiamo, il brindisi a loro, ma noi mangiamo. Pasquale! Pasqua! Pasqua! Alza dall'impiede. Ma non vedo dello castiello. Pasqua, andiamo a casa. Alluminato. Scusa, non si passa, non si passa. Fare poco. Oh, poi senti, guarda me qua. Tolto la rossa. Le pignacce che c'è? Lì c'è la polenta. Attenzione, attenzione. Poi c'è di qua. Signorina, guarda a me. Saliamo sopra, degli schiavi.
forze seguono il loro re Mattiani Gesualdo nelle sale di Tortuga. A buone forze, non importa. La donna nuda pure. Sole, pure una bella gara. Sole. Ama gara. Ama gara oggi. Vuoi fare gli straordinari? Dai, Nico, Nico, Nico. Ma non vogliamo. Cioè, ma le case negative possono essere, allora, un attimo, perché questo sta male. Mamma! La testa, Giovanni! La testa, l'orecchio! L'orecchio destro! Liberiamo no. Questo posto! La mano destra! Liberatelo tu! Amen! Ringrazia! In ginocchio! Ringrazia! In ginocchio! Ringrazia, Sturè! Sturè! Che lavoro inutile, beh! Quanto storia? Che lavoro è qua? C'è la acqua, fatta bene. Frusta, frusta. Ho pensato a qualchetto. Perché apre? Poi dove? Guardate qua. Frusta, frusta, ma è una frusta veramente. Ah, di Pier. Armigeri, seguitemi dalla strega! Strega! Al momento, al luogo!
Hai capito niente? Strega malefica, strega della malora, rinuncia alla tua magia nera, rinuncia al Satana! Rinuncia al nostro Signore Gesù Cristo! Rinuncia al Satana! Rinuncia al Satana! Strega maledetta! Quante siete belle! A morte le infedeli! A morte! Invasori! 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 Mannaggia mamma, non ti ci vediamo. E che cazzo? Yeah.
Non sei giù, c'è stato. Thank you.
playback. Molti anni fa erano anni bui dove le forze del bene e del male lottavano spesso sulla scena del mondo. Avvenne che, ma questo voi già lo sapete, lo avete appena visto, la luna è sorta ancora una volta a rischiarare le tenebre da quando avvenne, proprio sotto i vostri occhi, ve ne ricorderete, l'incontro funesto tra Mambrina e Malovicino, genio del male, che addurrà giorni funesti alla nostra contrada. L'orribile flagello della peste, che viene dal Settentrione, è alle porte e non risparmierà la povera gente del luogo. Giovani, vecchie, donne e bambini abbatterà la faccia della morte. Ma ogni cosa ha il suo tempo e sta per giungere la lunga ora della pena. La nostra storia comincia in un vicoletto come questo, disseminato di corpi agonizzanti, di uomini, donne e bambini, colpiti dal terribile morto. Gli usci di varie abitazioni sono già sprangati in quarantena. Sprangate pure la taverna, luogo di consoviglia e tripudio in tempi lieti. Ora i monatti accorrono pronti a caricare sul funereo carro i moribondi, trasportandoli nel vicino lazzaretto ad esalare l'ultimo respiro. Non ti preoccupare, adesso arriveranno i monaci. No, non me ne va, aspetta. Allora signori, una storiella voglio raccontare, quella di Chichibio e la gru. Viveva un tempo a Firenze un nobile cittadino liberale e magnifico che si chiamava Corrado Zanfigliato. Costui vive la persona. Mentre Chichibio cuoceva la gru, ed essendo questo ormai cotta, entrò in cucina una falsetta della quale Chichibio era innamorato. Brunetta, sentendo il buon odore della gru, pregò Chichibio che gliene desse una cosa.
Chi Pio, per non cruzza la sua donna, piccata una delle cosce alla gru, gliela diede. Corrado, quando gli fu servita, chiese a Chi Pio che fine avesse fatto l'altra coscia della gru. Al che Chi Pio rispose: signor mio, le gru non hanno se non una coscia sola. Corrado, per non tediare i suoi commensali, volle tagliar corto dicendo al suo cuoco: domani andremo insieme al fiume. Se mi dimostrerai che le gru hanno una sola zampa, sarò contento, altrimenti guai a te. L'indomani, giunti vicino al fiume,